sono milioni gli italiani che soffrono di dolore alla zona cervicale. Niente paura, perché grazie all'osteopatia questa sera vi faremo vedere dei trattamenti davvero innovativi con il dottor Gabriele Benedetti. Bentornato. Grazie. Buonasera, dottore. E beh, Gabriele, allora ci dobbiamo mettere subito all'opera, perché qui con noi abbiamo una paziente, una tua paziente davvero speciale, la signora Filomena Salis. Benvenuta, buonasera dottore, signora. Perché questa sera iniziamo subito, no, con la nostra paziente speciale di questa sera. Io oggi sono con nonna Filomena, che tra l'altro, lo possiamo dire, ha portato il croccante per tutta la redazione. Fatto da lei. Bello, buono. Però, a fine trasmissione lo mangiamo, sì, grazie. Mi dicevi che era importante recuperare però... I contenitori che mi servono tutte le volte che viaggio. Sicuramente, nonna Filomena, questo è sicuro. Allora, iniziamo subito a capire, no? Allora, facciamo subito dei test, vero Gabriele? Sì, vediamo le problematiche della cervicale con dei test che fanno parte dell'esame obiettivo. Perché tu sai, è molto importante valutare le risonanze magnetiche, le lastre, gli RX, e poi invece con le mani io vado a fare dei test per vedere appunto dove abbiamo un blocco, un dolore della cervicale. Cominciamo per esempio a ruotare piano piano la testa da un lato, vedi dove risulta il blocco o comunque sia una restrizione di movimento, quindi i muscoli che tirano. Poi lo faccio dall'altra parte, vedi qui per esempio andiamo un pochino meglio, e faccio quindi un paragone tra i due lati. Potrei ipotizzare ad esempio che il lato destro potrebbe avere qualche, sai, dolorino o blocchetto che noi abbiamo da un lato. Poi c'è un altro, visto che comunque sia con nonna Filomena abbiamo qualche anno, dobbiamo fare anche un esame importante spesso per le vertigini, perché comunque sia adesso che andiamo a fare un trattamento della cervicale, la prima cosa è essere sicuri che non ci sia ad esempio lo sbandamento e il nistagmo che riguarda il movimento degli occhi involontario. Quindi segui un attimino la matita, bravissima, con la testa ferma, anche dall'altro lato, brava, perfetto, vedi che in questo momento lei non ha questo rischio e quindi posso procedere con i miei test e volendo il trattamento. Dopo, prima voglio chiedere a nonna Filomena qualche cosa. Allora, facciamo il secondo test e poi chiedo a nonna Filomena. Un altro test importante è quello di piegare in avanti, vedi, riflettere in avanti la testa, e poi piano piano, nonna, possiamo tirare su con calma una gamba. Stendila un pochino con la testa giù, quella che ti fa male. Lascia giù morbida. Lascia giù piano piano, adesso lascia, perfetto. Questo qui che cosa fa? Mette in tensione il cordone midollare, quindi posteriore, che noi abbiamo all'interno delle nostre vertebre, della nostra colonna vertebrale, e potrebbe far pensare a un'ernia o una protusione cervicale, quindi le famose discopatie. Allora, io voglio parlare adesso un po' con nonna Filomena, qua mi posso sedere pure io. Sì. Nonna, ma che problema aveva lei? Io ci avevo... vertigini, non me ne sentivo tanto. Però non c'ho... Non sono stabile. Ah, non è stabile? No. Ebbè, ha risolto un po' meglio, Gabriele, l'ha rimessa un po' a posto, vero? Sì, sì, per cui parecchio. Sta meglio adesso. Quel poco. Nonna Filomena, ma ci dice quanti anni ha? 87. Che Dio la benedica! Allora, l'ho fatta il 17 febbraio, 8 giorni fa. Auguri! Auguri, nonna. Auguri, nonna. Infatti io l'avevo fatto per il giorno, il croccante, però non l'ho fatto. Ho preparato le mandorle e poi ho detto, vabbè, lo faccio. E poi ce lo mangiamo, festeggiamo. A fine trasmissione l'ho fatto ieri, Sicuramente. Allora, Gabriele, iniziamo subito a sbloccare nonna Filomena, a vedere il primo trattamento. E posso darti una buona notizia, perché vedi, nonna lo stava dicendo, sono diminuite comunque sia le vertigini. Lei adesso ha soltanto una piccola sensazione di instabilità, che poi a questa età è molto importante, perché appunto potrebbe portare a delle cadute. Quindi molto delicato oggi il discorso con nonna Filomena. E iniziamo con il primo trattamento. Io vedi che stavo già testando prima le sporgenze, che sono le vertebre che io ho sotto le mani. Trovo e individuo il blocco che mi interessa. Tu rilassati completamente. Faccio tutto io, morbida, morbida. Brava, lascia a me. Perfetto, ferma così. E facciamo lo sblocchettino. Come vedi, si sente... Nonna, tutto bene. Tutto bene, si sente un rumorino, ovviamente ci tengo a dirlo che lo stiamo facendo in TV, ma è un tipo di intervento molto delicato, quindi di andarci molto piano, farlo fare solo a personale ovviamente sanitario, assolutamente, perché qui poi aumenta il livello di difficoltà, visto che siamo di fronte a osteoporosi e artrosi, quindi è importante ricordarlo. Piano piano invece ci sdraiamo a pancia in su. Allora, prima, questo è il secondo trattamento, Gabriele, aspetta però, io voglio chiamare il nostro paziente speciale questa sera, Raimondo, vieni, Raimondo Todaro, vieni insieme
insieme a noi. Allora, perché Raimondo, tu vabbè, oltre a essere un ballerino, insomma, abbiamo detto 18 volte campione italiano di ballo, sei anche un calciatore. Giochi tanto, sì, vediamo. Giochi a pallone, giochi. Ballo delle stelle. Guardiamo, vedi, fai parte della nazionale. Sì, gioco sia con gli attori che con i cantanti. E per beneficenza, così mi diverto. Unisco, sì, insomma, la passione. L'ho già riconosciuto lei perché segue. Signora, se mette le scarpe facciamo un balzerino e non se ne parla. Esatto. Grazie. Un ballerino. Veloce, veloce, anche il tango. Il tango. Tango con parsita. Poi, nonna Filomena, poi altro che cervicale, nonna Filomena. Allora, facciamo. Tu sei, vai spesso dallo osteopata, insomma, no, facciamo curi la tua schiena. Noi diciamo che, soprattutto sforzi, a ballando, no? Che è un programma molto impegnativo, abbiamo i fisioterapisti H24, hanno proprio una stanzetta lì, perché ne succedono un po' di tutti i colori. Però ti volevo fare complimenti, Monica, perché vedo che c'è tutti i dottori fighi, eh? Vedi, occhio. Allora, vediamo, Raimondo, il secondo trattamento a nonna Filomena. Vediamo. Ok, allora, piano piano ci sdraiamo a pancia in su. Ecco. Sempre movimenti molto lenti, perché i cambi di posizione, lo sai, hanno a che fare sempre, certo, con le vertigini. Tu ti rilassi completamente e faccio tutto io. C'è la solita, vedi, preparazione di palpazione manuale fondamentale. Non la, Filomena, ti stanno palpando, eh? Va bene. Va bene. Morbida, morbida, faccio tutto io. Tu rilassati, eh? Quando mi capita più. Ecco. Rilassati, bravissima. Allora. Eccolo qua. Perfetto. No, perché io ho sempre paura. Adesso Gabriele. Calma. Lei giustamente mi chiede, non è mia, sto sdraiata. No, piano piano ci rimettiamo seduti, momento molto delicato. Ecco. Allora, piano piano mettiamoci seduti. E guardiamo un punto fisso davanti. Ecco, cerchiamo, ecco, per esempio, vedi. Come va, nonna Filomena? Io mi preoccupo. Va bene, sono un po' stordita. È un po' stordita, sì. Ma ha sentito dolore, nonna Filomena? No. No, tutto a posto. Va bene, non mi preoccupo. È un dolore sopportabile. È un dolore sopportabile, va bene, va bene. Guarda davanti. Siamo tranquilli adesso. Tutto bene? Tutto bene? Io controllo un attimino che sia tutto a posto. Guarda davanti. Sempre con la matita, questo è il test finale che si fa. Questo è il test che faccio comunque, sia sì, perché preferisco essere in sicurezza. Benissimo, brava, tutto a posto. Allora, vediamo adesso, però non finisce qui. Io grazie alla signora Filomena, grazissimo, perché con Raimondo io vorrei fare degli esercizi anche. Ci sono degli, sì, esercizi che possiamo consigliare anche al nostro Raimondo. C'è un esercizio che va bene per la cervicale e poi pensa per tutta la colonna. E con un ballerino dovrebbe essere abbastanza facile. Chi lo sa? Vediamo, si tratta di fare una flessione del busto, quindi di piegarci piano piano in avanti. Con piano calma. Piano, seguo te? Sì, sì, allora andiamo insieme, esatto. Le ho detto una cosa molto importante, bravo Raimondo, seguo te, perché spesso, infatti, quando facciamo... di solito è la ballerina che segue me, ma in questo caso faccio un'eccezione. Ci sono toccato io stavolta. Giusto perché però, immagina che è importante, perché quando noi, per esempio, vediamo anche gli esercizi a casa, la cosa migliore è provare proprio a imitare mentre noi lo facciamo. Quindi tu segui me, andiamo con calma, vedi, in avanti, piano piano. E la testa deve cadere giù in modo tale da tirare anche la cervicale. Yes. E piano piano scendiamo. Allora vedi che io comincio ad avere già un bel po' di tiraggio, come vedi, alle mie gambe. Tu invece dovresti riuscire ad andare fino a giù, vediamo un po'. Sì. Guarda un po'. Bravissimo. Nonna Filomena, lei non se la sente di farlo, è meglio di no, va? Sì, perché? Ah, lo vuole fare? Allora, facciamo insieme a nonna Filomena. Vai. Allora, nonna Filomena, vi aiuto, l'aiuto, nonna Filomena. Piano piano. Piano piano, piano piano. Le scarpe fatte. Tutto a posto. Nonna Filomena, vieni, papà. No, un applauso a nonna. Ma è fantastico. L'hai rimessa al mondo. La portiamo a ballando quest'anno noi, nonna Filomena, la portiamo a ballando. Tutto a posto? E allora, io ringrazio il dottor Gabriele Benedetti, ringrazio.